Valdichiana, ci siamo! Nuova edizione di Diretta Rock, qua in diretta dal Live Rock Festival di Acquaviva dal 5 di settembre, quindi da questa sera a domenica 9. Il mio maestro, l'autore, possiamo dire, l'autore bellissimo e possibile della redazione della Valdichiana. Bello e possibile. Bello e possibile, ragazzi, della Valdichiana. Della Valdichiana e ci porterà invece in giro per capire gli artisti e intervistarli, capire un po' di più. Questa sera si parte già subito col botto qua dal Live Rock, giusto? Si parte subito col botto perché avremo gli Acquarama in apertura, che sono una delle band più interessanti dell'underground italiana ad aprire questa 22esima edizione di Live Rock Festival. Seguirà Mischeta, che è la personalità più misteriosa. La stiamo aspettando tutti, la voglio conoscere anch'io. Attorno alla cui identità veramente si cela un mistero come forse paragonabile a uno di quelli di Fatima. E chiude la serata del mercoledì di Live Rock Festival una band americana importantissima, newyorkese, A Place to Bury Strangers, più di 10 anni di carriera in America, vanno fortissimo, hanno appena suonato a Lollapalooza di Chicago al Millennium Park, e dopo il Millennium Park di Chicago viene da sé una tappa ad Acquaviva, Live Rock, Festival. Perché, Tommaso, quest'anno il filo conduttore noi l'abbiamo sposato perché ci piace tantissimo, è l'azzardo. L'azzardo come l'antidoto alla prevedibilità, giusto? Esatto, esatto. Che cosa comporterà questo concetto, oltre a inteso alle declinazioni artistiche, filosofiche, tutto quello che è? Voi, il vostro azzardo, diventerà un po' il tormentone del Live Rock. Il vostro azzardo, qual è stato? Venitecelo qua a raccontare nel nostro bellissimo. Quest'anno abbiamo un set bellissimo. Un set bellissimo. E abbiamo anche un divano, voi non lo vedete. Divano, ma siamo seduti su un divano al parco ex Fierale di Acquaviva. Un po' che ve ci hanno Chicheria. Tommy, il tuo azzardo? Il mio azzardo, forse io direi che lo possiamo scoprire. Il mio e il tuo lo diciamo domenica. Lo diciamo domenica. Intanto chiediamolo a loro. Chiediamolo a voi. Indovinate il nostro azzardo. Il nostro azzardo. E poi domenica ve lo rivederemo. Allora, Tommy, con questo io ti incarico di andare a prendere l'artista che ci farai conoscere qua dal nostro bellissimo spazio, che vi invitiamo tutti a venire a vedere e a conoscerci. Venite a vedere, noi saremo qua tutta la sera. Tutte le sere. E l'azzardo principale, soprattutto questo, perché noi siamo in diretta dal parco ex Fierale a una manciata di minuti dall'inizio dei live, e noi andiamo a prendere la gente senza che questa. E questo è un bel azzardo. E quindi è un azzardo che, considerando come è organizzato questo festival, è un azzardo incredibile. Bellissimo, bellissimo. Ci vediamo dopo con uno degli artisti di stasera. Con uno degli artisti di stasera, Tommy, ci vediamo tra pochissimo. E io chiamo qua a raggiungermi il presidente del collettivo Piranha, Andrea Mezzanotte. Eccolo qua! Facciamo un applauso in diretta. Benvenuto. Allora, il tuo azzardo me lo dici dopo. Il tuo azzardo lo dici dopo, poi lasciamo fuori le voci di fondo. Prima, quando ci stavamo mettendo d'accordo sulle domande da farti, ovviamente te mi hai detto, ma te veramente mi hai chiesto tutto, che cosa c'è altro da dire in questi 22 anni di Live Rock Festival? Bene, intanto buonasera e benvenuti. E siamo orgogliosi di esserci e di avere anche voi qua con noi come ospiti. Grazie a voi, ci mancherebbe, grazie a voi. E niente, ci siamo visti più volte in questo periodo per la promozione, eccetera, ne abbiamo parlato moltissimo. Ne continuiamo a parlare ben volentieri, però, come dire, a un certo punto, dopo 22 anni, probabilmente bisogna smettere di parlare e far parlare i fatti. I fatti, ma infatti noi questa sera siamo qui per far parlare anche il pubblico del Live Rock. E quindi invitiamo assolutamente. Non diciamo niente. No, ha già detto non troppo, diciamo Tommaso. Niente, parliamo dei volontari, dell'ecologia, ovviamente dei gruppi, degli artisti, Non parliamo niente. È un azzardo questo intervista. È un invito a tutti a venire a scoprire questa manifestazione in tutte le sue. Senti, siamo alla serata di apertura. Un po' di emozione, diciamo, c'è. Dai, non parliamo del live, parliamo di come lo stai vivendo te. Visto che comunque sei il presidente, avete messo su tutta questa imponente macchina del Live Rock, un po' di emozione c'è, non lo puoi negare. Assolutamente, c'è sempre l'emozione, poi l'ansia da prestazione. Ovviamente,
si mischia un po' di stanchezza che però si trasforma in energia, grande energia per affrontare questi 5 giorni. Veniamo da un allestimento, da un montaggio, da un'organizzazione complessiva veramente stancante però impegnativa, ma tutto questo ci dà poi la forza per affrontare queste 5 serate con determinazione, impegno, volontà ovviamente e gioia, festa, quello che deve essere, deve rimanere, perché oltre al lavoro questa è una festa e ovviamente anche prima di tutto noi volontari che la mettiamo in piedi ci dobbiamo divertire, quindi questo è l'obiettivo per tutti che deve essere fondamentale. L'azzardo è nato un po' anche sui social, no? Perché voi quest'anno, poi ovviamente parleremo della parte artistica anche con chi si è occupato degli artisti e tutto il resto, però è nato su Facebook, su internet, perché quest'anno avete azzardato, proprio mettendo insieme artisti svariati di vario genere in una stessa serata. Quest'anno soprattutto, ma comunque è una nostra caratteristica alla fine, sono già diversi anni che mischiamo dei generi che da uno all'altro cambiano totalmente, quindi è questa probabilmente la volontà del collettivo Piranha, quindi del Live Rock Festival, di aprire le porte alla musica totalmente ad ogni genere, quindi far conoscere a chi magari viene per un artista in particolare, far conoscere altri, perché mentre aspetta l'artista di punta, quello più interessato può conoscere una musica totalmente diversa e entrarci a contatto e magari avviare un percorso di ascolto e di soddisfazione, insomma, a livello musicale. Dopo la nostra intervista andrei a mezzanotte, dove sarà di postazione? Dove ti potrà trovare il nostro pubblico? Stasera sono in forze. Perché in forze. Oltretutto devo cercare, ma questo non lo diciamo a nessuno, no. Devo ancora cercare le persone dei nostri per fare i turni dei vari lavaggio, il controllo notturno, perché cioè, ci sono perché anche qui cose non si dorme mai, non tutti. Si dorme mai. Quindi farò un giretto senza dirlo a nessuno e chiederò ad uno che cosa farà facciamo. Stasera, il tuo azzardo. Altrimenti la mia postazione è accanto alle casse a smistare un po' le domande, a seguire il ristorante, quindi tutti i camerieri. Sono con Costantino, okay, che è il mio compagno. Salutiamo, ti intervisteremo, Costantino. Il mio grande compagno e continuo a far compagnia a lui anche in queste serate. Va bene, giusto così, mi diverto. Una domanda, poi dopo ti chiederò il tuo azzardo personale, è comunque anche la varietà di piatti e cibo che si può trovare. Quest'anno, novità di quest'anno, Lampredotto. Esattamente, e gli arrosticini. E gli arrosticini. Beh, insomma. Ci spandiamo. Questa forse è il loro azzardo, l'azzardo dei cuochi, delle cucine. Avere un menù così ampio con varie scelte, si parte dal menù toscano, il menù tedesco, la pizzeria, il pub, il menù per le differenti esigenze alimentari, celiaci, vegetariani, vegani, eccetera. Quindi c'è un'ampia scelta, probabilmente questo è un azzardo, poi magari lo chiederemo al cuoco. Quindi un azzardo culinario, ragazzi, qui al Live Rock Festival non ci fanno mancare niente, tutti gli anni ci stupiscono con qualcosa, come adesso Andrea Mezzanotte mi stupirà con il suo azzardo. Ma non lo so, dal mio punto di vista personale, probabilmente io l'azzardo l'ho fatto nel 2014, quando ho accettato la carica di presidente, perché comunque sia venivo da una breve esperienza, non è che veterano del festival, quindi venivo da una breve esperienza da volontario, mi sono trovato in una situazione in cui l'assemblea mi ha nominato come uno dei plausibili come un plausibile presidente. E io in quel momento sinceramente sono sbiancato ovviamente. Da che parte mi faccio? E niente, a un certo punto ho preso questa decisione pensando di cadere nel buio e poi così non è stato, perché ho avuto una grande persona accanto che è il nostro ex presidente, che adesso Biancucci. Che poi ve lo intervisteremo durante la. Ho avuto delle grandi persone, sono tutti componenti del collettivo Piranha che ovviamente mi hanno aiutato e rassicurati a un certo punto, quindi è stata una grande soddisfazione, è stato un azzardo lì per lì perché non sapevo dove andare a parare, però poi si è rivelato invece un'ottima scelta anche dal punto di vista personale, come crescita personale. E il Live Rock te lo sta dimostrando, perché veramente è una manifestazione grandissima dove c'è gente da tutta Italia, possiamo dire è diventato un evento attesissimo a livello del panorama nazionale. Andrea,
Noi dobbiamo salutare Graziano e Claudia perché ci stanno seguendo in diretta. Ciao, vi aspettiamo live, Graziano. Salutiamo la Marta che è in ferie. Okay. Salutiamo Malta Parri che è in ferie. Grazie Marta, noi ci aspettiamo tantissimo. Salutiamo anche la Giulia. Salutiamo anche la Giulia. E la Giulia ovviamente che è in collegamento dalla Colombia. Tutti. Salutiamo un po' tutti. Saluto anche te e do, siccome è tornato Tommaso Ghezzi con i primi artisti con la sua maglietta gialla, che diciamo non è che gli sta benissimo. Atanasi, Igor, le salutiamo. La maglietta gialla non è un azzardo, ma ci sta un po' come la nostra luce qui questa sera. Allora io lascio il mio divano comodissimo, grazie per questo divano, è comodissimo. Lascio anche il mio auricolare a Tommaso Ghezzi. Ora bisogna vedere come allora, questo è un azzardo meraviglioso. Azzardo meraviglioso, e lascio il mio divano ai tuoi ospiti. Ai miei ospiti, allora io non so se lo sto mettendo bene. Come funziona? Ma lo posso tenere così? Sì, allora io mi metto in mezzo e invito Dario e Guglielmo degli Aquarama, che hanno la responsabilità enorme di aprire questa 22esima edizione di Live Rock Festival Acquaviva qui al Parco Ex Fierale di Acquaviva. Prima domanda, più stretti, vicini. Ci dicono dalla regia che meraviglia, tanto fa fresco, non è vero, fa caldissimo. Siamo sudati fradici. No, allora, la prima domanda è abbastanza consueta, insomma, come vi siete trovati, com'è il palco e... cosa si sente in questi momenti là dietro? Prima, praticamente manca mezz'ora, non so, manca pochissimo prima del live. Per dirlo come Dale Cooper, fantastico. No, siamo veramente contenti di essere qua, è un bellissimo palco, è veramente una grande occasione suonare su palchi così belli, soprattutto con la grande lineup di stasera, Mischeta, ricordiamo, A Place to Bury Strangers, quindi siamo emozionatissimi, non vediamo l'ora di attaccare. Si sente un sacco di puzzo di sigaretta dietro il palco, in realtà prima di questi concerti qua. E è Mischeta che fuma tantissimo, non so. No, prende bene, perché il tour che stiamo facendo, che oramai è un po' agli sgoccioli perché è iniziato un anno e mezzo fa, è quello che ha accompagnato il nostro album d'esordio, che poi compone fondamentalmente il nostro set di stasera. Quindi ovviamente, essendo stato il nostro primo album e primo tour che lo ha supportato, non sempre è l'occasione di suonare in situazioni del genere, su palchi del genere, quindi c'è tanta adrenalina e carica. E ricordiamo che in qualche modo questa è un po' la data di chiusura anche di tutto il tour italiano. In Italia almeno siamo quasi all'ultima data. Sì, celebriamo un po' la fine del tour, così siamo molto contenti. Fine del tour, che comunque è il tour del primo disco, del disco esordio, Rive. Riva. Aquarama Riva. Esatto. Quindi finché dura il primo disco, possiamo dire che siete esordienti. Possiamo dire che siete esordienti. E nella tagline che si trova nelle vostre descrizioni online, quando si cercano le vostre cose, viene fuori una descrizione abbastanza particolare, che a un certo punto dice che siete una band consapevolmente pop. Ecco, questo consapevolmente pop è interessante, perché fondamentalmente non vi offendiate se vi dico che fate parte del panorama underground indipendente italiano. E cosa significa quindi in questo contesto essere consapevolmente pop? Come percepite la parola pop? Cosa significa per voi? Penso che significhi sia una questione dei riferimenti pop che ci poniamo, no? A partire dal pop italiano, Lucio Dalla, Lucio Battisti, fino ad arrivare al pop californiano degli anni 60. Quindi consapevolmente pop nel senso di selezionare diciamo quegli estratti di pop che più ci piacevano e più sentivamo vicini alla nostra musica, al nostro genere. Sì, perché è la tradizione italiana che però si mescola, abbiamo sentito nel vostro lavoro un sacco di commistione con la tradizione di musica nera, di soul, di R&B, c'è un sacco di funky, c'è un sacco di down tempo, di chill out quasi ogni tanto esce fuori, quindi è un bel miscuglio. Nel soundcheck voi avete fatto una cosa interessante, perché io fondamentalmente ero lì e mi è arrivata all'orecchio la cover di Lucio Battisti, di Il Veliero. Sì. Quindi anche questa, la presenza di Battisti
nella musica indipendente italiana, sarebbe una cosa su cui aprire veramente una lunga parentesi. Un grosso però ecco, quello che vi volevo chiedere è, oltre a Battisti, quali sono i riferimenti? Tu già hai fatto qualche nome, però ecco, riferimenti musicali più diretti. Essendo consapevolmente pop, intendevamo riferirsi anche a un tipo di scrittura, no? Cioè, ci siamo approcciati allo scrivere questo disco, appunto, in modo, ora faccio una alliterazione, però in modo consapevole, no? Di stare facendo un disco pop, nelle nostre intenzioni. Quindi abbiamo guardato a quelle persone che nel passato hanno fatto il pop ai suoi massimi livelli, su tutti Brian Wilson, Paul McCartney e John Lennon, ovviamente, come diciamo, riferimenti mastri. Dall'Italia, Battisti, a cui siamo così affezionati che alla fine ci siamo messi a portare in giro uno dei suoi brani che preferiamo in assoluto, ma anche l'altro, Lucio Dalla, soprattutto per i suoi primi dischi, che sono dei riferimenti se vuoi fare musica in Italia. Piero Umiliani, che è anche nostro concittadino, noi siamo di Firenze. Piero Umiliani, seppur operasse per lo più a Roma, è fiorentino e lì si è diplomato al conservatorio. A questo si aggiunge, come hai giustamente sottolineato tu, delle tinte derivate dalla musica nera che ci piace molto, abbiamo sempre ascoltato, dal funk all'afrobeat, alle esperienze dell'hip hop, quello più legato alla produzione piuttosto che agli MC, no? Quindi a J Dilla, MF Doom e tutte quelle persone che lavorano, diciamo, sulle atmosfere, sui suoni di batteria, sul giro di basso giusto. E hai detto però una cosa che non mi era venuta in mente quando elaboravo più o meno le domande da farvi un minuto e mezzo fa, ma la città di Firenze è interessante. Voi non vivete attualmente a Firenze. No. Però comunque siete legati. Secondo voi che scena c'è a Firenze? Che tipo di ambiente musicale si trova? È un discorso lungo, in realtà, che forse è sintetizzabile nel dire che ci sono un sacco di musicisti, un sacco di persone talentuose, pochissimi spazi, assolutamente, e non è purtroppo una città, quello vabbè, nel senso ogni città ha il suo destino, che ha un'industria discografica. Quindi potrei fare una lista molto lunga di persone che in altri posti del mondo avrebbero sicuramente detto molto più di quello che invece sono riusciti a dire stando a Firenze. C'è una scena da esportazione, più che altro, possiamo dire. Esatto. Cioè, Nemo Porfeta in patria, quindi fuori meglio che a Firenze. Sì. A Firenze si deve uscire per cercare altri lidi dove proporre la propria musica, diciamo. Questa è una buona. Noi cantiamo in inglese, questo te la dice lunga, insomma, al di là di Firenze, insomma, anche un po' di quello che sono, vabbè, le nostre aspettative e desideri, no? E anche un po', appunto, dei nostri riferimenti musicali e di quello quindi che vorremmo arrivare a fare attraverso di essi. Quindi ci proponiamo in una lingua che appunto prevede l'espatrio. Infine un'opportunità, perché ci ha permesso di andare a suonare in Francia, di avere un'etichetta francese a questo punto, dove c'è una scena molto molto interessante, e tra qualche giorno saremo invece al Reeperbahn ad Amburgo. Quindi è stata una buona scelta quella dell'inglese, che ci ha permesso appunto di esportare la musica italiana. Vabbè. Si inizia col botto, quindi, questo Live Rock Festival 2018. Gli Aquarama aprono questo festival, ma avete sentito che insomma sono una band è una band di apertura, che in realtà non sarebbe di apertura, in altri contesti sarebbero headliner, e a chiudere. Grazie, quindi questo tour meraviglioso e un live meraviglioso stasera alle 21:30. Venite numerosissimi a riempire il Fierale. Comunque, ragazzi, io non ve lo volevo dire, già c'è gente, già ci sono le file in birreria e al ristorante, quindi... Perché al Live Rock Festival si mangia molto bene. Questo ci è stato ripetuto molte volte. Ma è ora che avete mangiato? No, ancora no. Okay. E allora ci sta che ve lo porti io da mangiare, quindi andate a prendere posto. Grazie, in camerina. Ciao, a dopo. Grazie mille ragazzi. Grazie a te. Saluto gli ospiti, io sono in diretta ancora qui, aspetto Valentina che torna velocemente. Che meraviglia. Tommy, eccomi, non ti lascio solo. Allora, ecco, riprendi. Allora, la mia mollettina ragazzi, le forcine possono sollevare. Datemi una forcina e vi solleverò io il mondo. Io so già che prima in diretta ho detto qualcosa che sicuramente è stato percepito come allusivo, ma non voleva esserlo. Hanno fatto commenti su questo, spero di no. No.
comunque, se lo volete fateli. Tommy, ci sono saluti dalla Colombia, ci sono da tutte le parti saluti per te. Allora, Tommy, dove ti troviamo qua in giro a Live Rock? Tu hai la postazione? Io ho una postazione ubiqua, cioè perché devo essere dietro il palco, però sono presente anche al bookshop perché ci sono delle cose che mi riguardano nell'ambito del merchandising del bookshop, quindi do una mano anche un là. Un libro, ragazzi, il libro. Vabbè, il non libro, volevo dare. No, passate per il bookshop e leggete. Cose qua, il libro. Ci sono tanti a altri autori. A proposito di bookshop, Tommy, io ti dico, allora noi io e te ci troviamo qua domani sera, che sicuramente per il Facebook ci troviamo qua domani sera, ma noi saremo qua in giro per io il live. Io sono dietro il palco a dare una mano al backstage più o meno dalle 2 del pomeriggio tutti i giorni. Perché lui è VIP, e nel weekend VIP, sarò anche da prima, quindi arriverò molto sudato ma e non lo diciamo, con degli odori non molto diciamo, particolari Tommaso, che però sentirà solo lei. Solo che fortuna, ragazzi, un popolo di Facebook è proprio una ormoni, sono gli ormoni. Ormoni sono che scialiamo sulla Live Rock. Allora, Tommy, parlavi di bookshop. Allora io invito la mia fantastica Alessia a seguirmi. Io ti lascio qua da solo. Ciao, Tommaso Ghezzi. Lui beve e io, siccome il nostro azzardo di quest'anno è farvi vedere la festa a 360 gradi, tutti gli organizzatori, tutto quello che potete trovare voi pubblico qua a Live Rock Festival, vi porto precisamente al bookshop. Quindi chiedo alla mia Alessia, la mia amministratrice prestata ad essere cameraman questa sera, a venire con me, magari un pochettino più veloce, perché sennò così arriviamo dopo domani. E noi abbiamo già avvisato quelle le ragazze che si trovano al bookshop, e quindi adesso gli faremo un'improvvisata, perché siccome trovare gente era sempre difficile, non veniva mai nessuno, andiamo noi dal bookshop. Allora prendiamo subito Arianna, la ragazza bookshop. Vieni Arianna, vieni da noi, azzardiamo, quest'anno azzardiamo, voi non venite, veniamo noi. Allora, punto bookshop, qua a Live Rock Fest. Che cosa che si trova? Si trova di tutto, abbiamo narrativa, editoria indipendente, fumetti, libri per bambini, bookshop ovviamente, merchandising ufficiale del Live Rock Festival e noi ovviamente che siamo simpatici, insomma, così. Senti, il filo conduttore di quest'anno è l'azzardo. Non posso non chiederti che cos'è per te l'azzardo, quale cosa hai fatto e non pensavi di farla? Lo so, fa ridere, lo so, guarda, ma l'hanno scelto i tuoi collaboratori questo film. È molto semplice questa intervista. ma non esiste. Eh sì, è un azzardo, io non avrei mai pensato. Questa intervista. Ma mi saluti così, cioè mi lasci... E per lei? Lei è un azzardo venire qua davanti. Però vorrei far vedere al turista. Scusa? Sorry. Sei bellissimo, veramente bene, questa maglia ti sta benissimo. Senti, ma possiamo trovare una grande vastità di libri, tra i quali anche il libro dove racconta un po' la storia. Nostro Live Rock Festival, 20 anni fatti ovviamente 2 anni fa perché quest'anno è la 22esima edizione, libro bellissimo che trovate in vendita qua a 15 euro che merita secondo me insomma averlo nella propria libreria, perché è una testimonianza importante di volontariato e di un gruppo di giovani che 22 anni fa ha iniziato questo sogno che ancora oggi esiste e va avanti. Quanti anni sono che tu fai parte del collettivo? Dal 2010. Qua nel bookshop sempre. Sempre. Vedi che abbiamo fatto bene a venire noi da te. Quindi, ma io volevo anche intervistare lui mentre sta vendendo le maglie. Però senti, puoi prendere il suo posto e lui mandarlo da noi, per favore? Vabbè, allora fammi un saluto in inglese per invitare tutti gli inglesi qua al Live Rock. English is really perfect. So all the English speaking people are welcome to the Live Rock Festival. Grandissimo. Allora, a questo punto
prendiamo, non prendiamo nessun altro e andiamo un po' in giro, vi facciamo un po' vedere il palco. Allora, prego, sempre, ciao Arianna, ci vediamo nelle prossime serate. Vi facciamo vedere anche un po' che qua a Live Rock potete trovare anche il mercatino, un mercatino fantastico dove potete trovare abbigliamento, oggettistica, accessori, insomma, veramente un festival dove non manca assolutamente niente. Allora, se noi andiamo ancora, torniamo alla nostra postazione e potremmo anche trovare qualcuno da intervistare, e forse lo troviamo perché in questo momento la gente sta mangiando, quindi sta facendo la fila al ristorante. Però ti invito la mia cameraman, la mia amministratrice prestata alla camera, a far vedere anche tutto lo stand birreria che conosceremo poi nelle prossime serate. E anche qui, siccome il Live Rock è molto attento all'ambiente, c'è la postazione per la raccolta differenziata. Allora, io a questo punto torniamo alla nostra postazione. Nel frattempo ancora qui l'atmosfera si sta scaldando, ma con tranquillità. Ma potrei intervistare loro, potrei chiedere qualcosa a loro, che sono qua. Voi siete? Lucrezia, Carolina. E Carolina, Lucrezia e Carolina, che a Live Rock hanno portato le vostre creazioni, vero? Sì, esattamente. Fatte tutte a mano? Sì, lei fa cose per bambino e io bigiotteria, ma anche per i bimbi. Eccole. Quindi come è nata questa? Raccontateci un po' della vostra attività, dove vi possiamo trovare? Noi siamo di Pienza, abbiamo anche il negozietto e facciamo tutte le cosine fatte da noi, il fimo, le cosine piccoline, lei fa tutte invece vestitini, l'abbigliamento. L'abbigliamento, i bavalini, i zainetti per i bambini, tutte le cose per i bimbi. E siete la prima volta che siete qua a Live Rock? Diciamo di no, perché la seconda, sì. Però c'è stato un momento, c'avevo il pancione, poi ho fatto il bambino, perché lei con questi vestitini mi ha detto, vabbè figliolo, voglio avere un modello, e quindi il modello è arrivato e abbiamo fatto una pausa e ora si riparte. Però voi siete sempre venute al Live Rock. Sì, certo. Anche se non qui, ma lì sicuramente, insomma. Allora ragazze, buona serata, tanto noi vi ritroveremo qui, siamo campagne praticamente vicine di Gazebo. Nel frattempo è ritornato anche Tommaso Ghezzi. Allora Tommy, io a questo punto chiuderei proprio la nostra diretta. Chiudiamo la diretta ma apriamo alla serata del Live Rock Festival. Tu sei già andato nel backstage, che aria c'è nel backstage? Allora, c'è l'area della tranquillità, ma è la tranquillità del primo giorno, perché poi dai prossimi giorni inizierà a esserci un sacco di movimento, una serata ci saranno addirittura 4 set sul palco, tanti cambi palco, tanti orari da rispettare, tante cose da fare, quindi un po' di caos, ma un caos bellissimo nel segno della pace, dell'amore, della gioia e del rock and roll. E dell'azzardo. E dell'azzardo. Noi vi diamo appuntamento a domani sulla nostra pagina Facebook, ore 20, diretta Rock, Valentina Giancenesi, Tommaso Ghezzi e Live Rock Festival. Ciao!